insomma dare, c'è insomma notti fuori di maniera, che mamma mi vuole. La provincia di Arezzo ha una superficie di 3.233 km quadrati, è la 32esima in Italia per grandezza e la 64esima per numero di abitanti. Con un totale di 36 comuni, nella provincia vi abitano 340.000 persone, circa 100 per chilometro quadrato. Questo vasto territorio gode di una varietà di ecosistemi che possono essere suddivisi in quattro vallate, ognuna delle quali presenta caratteristiche morfologiche, naturalistiche e storiche uniche nel loro genere. Sono presenti due dighe, un parco nazionale, 36 comuni e decine di castelli, testimonianza di un passato bellicoso. In aggiunta, in Val Tiberina e nel Val d'Arno, passano due tra i fiumi più famosi d'Italia, il Tevere e l'Arno, che hanno donato a questa provincia del centro Italia una fama nazionale. Il Casentino, conosciuto anche come la Valle Chiusa, si estende verso nord e grazie alla sua conformazione geografica che ne ha sempre reso difficile l'accesso, è stato capace di ritenere una grande eredità culturale e linguistica che tuttora vive nelle decine di paesi sparsi per tutte le sue montagne e pianure. Il Val d'Arno si estende verso Firenze ed è percorso in tutta la sua lunghezza dall'Autostrada del Sole, intorno alla quale sorge un tessuto industriale tra i più sviluppati della provincia, che ha generato quello che il fotografo Burri ha chiamato la città diffusa del Val d'Arno. Sul versante nord-occidentale troviamo la Val Tiberina, che è orientata verso l'Adriatico e confina con Emilia-Romagna, Marche ed Umbria. Qua, terra di Piero della Francesca, il paesaggio si alterna tra campagne e importanti centri urbani come Anghiari e Sansepolcro ed è attraversata dalla E45, nota alle cronache locali e nazionali per le condizioni in cui versano le sue infrastrutture. Ed infine abbiamo la Val di Chiana, che con la sua vasta pianura che si estende per oltre 100 km, si affaccia sulle rive del lago Trasimeno e si apre poi all'Umbria. Le sue vaste pianure, strade dritte a perdita d'occhio, ricordano le praterie americane con un twist in chiave toscana. L'Italia che cambia, il territorio è la chiara rappresentazione di queste trasformazioni e la Val di Chiana non è da meno. Nella memoria lontana della vallata, infatti, continua ad echeggiare un'epoca passata in cui ci si spostava in barca tra quelli che adesso sono dei rigogliosi frutteti. Fonti storiche riportano che intorno al 1300 la vallata era diventata invivibile per la presenza di una palude che al tempo era portatrice di malattie molto pericolose, tra cui la peste, che esplose in tutta la sua violenza nel 1348. Qualche secolo dopo, nel 1500, quando ancora l'Italia non esisteva, Leonardo da Vinci ritrasse la vallata ancora piena di acqua. Furono però i Medici, nel tentativo di mettere a frutto i loro vasti possedimenti, a dare il via ad un processo di bonifica della Val di Chiana che durerà per ben oltre 300 anni, fino a che Vittorio Fossombroni concluse i lavori nel primo decennio del XIX secolo, donando alla vallata le fattezze che ha adesso. La Val di Chiana, per come la conosciamo noi oggi, è suddivisa tra tre differenti province, quella di Arezzo, Siena e Perugia. Si estende su un totale di 2.300 km quadrati ed è circondata da catene montuose e delimitata a sud-est dal lago Trasimeno. La vallata è un luogo conosciuto per la sua fertilità anche grazie alla massiccia presenza di acqua che ha nutrito il terreno per migliaia di anni. Questo rende la Val di Chiana una tra le pianure più produttive del nostro paese e tra i suoi prodotti si possono annoverare mele e pesche. Tipico di queste zone è anche il gigante bianco, ossia i bovini originari della Chiana, conosciuti anche come la Chianina. Viene allevata qua da millenni e una delle ragioni è stata la sua capacità di essere un ottimo animale da lavoro in grado di generare abbastanza forza motrice per coltivare le grandi pianure della valle. Adesso invece viene utilizzata quasi solo ed esclusivamente per la produzione di carne.
popolazione della porzione della provincia di Arezzo è divisa tra 7 comuni: Castiglion Fiorentino, Civitella, Cortona, Fogliano, Lucignano, Marciano e Monte San Savino, e ammonta circa 132.000 persone che abitano una superficie complessiva di 1.200 km². Il bilancio degli abitanti è rimasto tendenzialmente con il segno positivo nel corso dei secoli. Mentre in Casentino e Valtiberina il dopoguerra è stato segnato da un progressivo spopolamento delle campagne, la Valdichiana ha invece vissuto dinamiche leggermente differenti. Tra gli anni 50 e 70 era in atto un processo di riorganizzazione dell'agricoltura, con imprese capitalistiche e aziende a conduzione diretta che si sostituivano ai poderi mezzadrili. Nel 1950 più della metà della popolazione della vallata viveva in case isolate e il 70% delle persone lavoravano nel settore primario. La disgregazione della mezzadria portò però ad un fenomeno di migrazione verso Arezzo, che crebbe dai 60.511 del 1951 agli 87.330 abitanti del 1971. La disgregazione della mezzadria portò però ad un fenomeno di migrazione verso Arezzo, che crebbe dai 66.000 del 1951 agli 87.330 abitanti del 1971. Si arriva al 2010 che la vallata conta 132.028 abitanti. A sostenere lo sviluppo economico della vallata c'è stato anche il supporto di grandi infrastrutture, tra cui la costruzione della A1, l'autostrada del Sole, la 2 Mari e la rete ferroviaria direttissima Roma-Firenze. Come scritto in un documento pubblicato dalla Regione Toscana nel 2018 sulla vallata, lo sviluppo della pianura ha portato ad una urbanizzazione tendenzialmente continua che irradia verso la viabilità ortogonale, intensificandosi attorno ai centri principali, con fenomeni di dispersione urbana e di conseguente erosione della campagna. Bravi! L'ottima connessione alla rete dei trasporti nazionale ha agevolato il commercio e ha anche contribuito alla crescita dell'industria del turismo, che da qualche anno sta registrando numeri in positivo su tutta la penisola. Celebrata da molti come la panacea a tutti i problemi del paese, il turismo sembra essere un'ottima soluzione per il mantenimento del patrimonio storico e per la creazione di nuovi posti di lavoro proprio in quei paesi che al momento stanno soffrendo di un cronico spopolamento. Si sta quindi assistendo a una progressiva brandizzazione delle microidentità locali tramite la fabbricazione o l'esaltazione di tratti specifici che permettono di distinguere un paese da un altro e di primeggiare in quella che si sta delineando come una competizione tra comuni a chi attrae più turisti. La retorica del turismo e della monetizzazione dell'eredità materiale e immateriale del territorio è entrata anche a far parte della retorica politica, secondo la quale più turisti è più in grado di attrarre un'amministrazione e maggiore è la validazione del suo operato. In cima alla classifica abbiamo Chianciano Terme con 850.000 tra arrivi e presenze, segue poi Montepulciano con 319.000 e poi Cortona con 240.000 arrivi e presenze. Il totale annuo in Toscana ha superato i 48 milioni di unità nel 2017. Ci sono due casi studio dai quali i nostri amministratori potrebbero prendere spunto, ed essi sono Venezia e Barcellona, dove l'industria del turismo è stata portata a tali eccessi tanto da distruggere quasi tutto il resto. Il turismo inevitabilmente porta all'innalzamento dei prezzi degli immobili, sia per l'affitto che per l'acquisto, spingendo la popolazione locale a vendere o ad affittare a terzi a brevi periodi a prezzi fuori mercato per i locali. Inevitabilmente i centri abitati si svuotano per diventare quasi solo ed esclusivamente luoghi ricreativi per turisti. La situazione a Barcellona è divenuta talmente grave tanto da spingere l'amministrazione di Ada Colau a regolamentare l'intero settore con leggi stringenti.
Il suo esempio è stato seguito immediatamente da moltissimi altri centri urbani sparsi in tutta Europa, tra cui Parigi, Amsterdam e Berlino. Come quindi sviluppare un'industria del turismo capace di portare benefici a tutta la popolazione, attenuando i classici effetti negativi di questa industria, tra cui gentrificazione, crescita vertiginosa dei prezzi di immobili, cibo e altri, e distruzione del tessuto civile? E come tutelare le risorse naturali presenti nel territorio in modo da passare alle future generazioni una natura in salute e rigogliosa? Queste sono alcune delle sfide che la Valdichiana del XXI secolo sta affrontando e dovrà affrontare negli anni futuri.